Un bel paese a pochi chilometri da Isernia, che rispetto alla media molisana conta molti abitanti, in tutto 1254, con una superficie di 32,5 km quadrati. Carpinone sorge a 636 metri sopra il livello del mare e si erge su una roccia calcarea scoscesa e molto alta, in posizione strategica. Il fiume Carpino, da cui nasce il nome dello stesso paese, scorre tutto intorno, formando in un punto una graziosa cascata. Un monumento importante è il castello, che si erge su una roccia calcarea scoscesa molto alta. Verso Isernia il castello apre la vista ad uno splendido panorama naturale, mentre a nord si innalza su uno strapiombo. L'aspetto che va a favore dei carpinonesi è la vicinanza al capoluogo Pentro. Questo permette agli stessi di spostarsi agevolmente per lavoro o svago, rimanendo allo stesso tempo in paese. Ma come tutti i piccoli centri, anche Carpinone risente dell'innalzamento dell'età media. Tanti gli anziani residenti che non hanno un particolare punto di ritrovo. Alcuni plaudono all'attività dell'amministrazione comunale attuale, altri invece vorrebbero si facesse qualcosa di più per la popolazione e per i giovani costretti ad andare via alla ricerca di lavoro. Per quanto riguarda invece i centri di ritrovo per gli anziani, per i giovani, ce ne stanno? No, non ci stanno. Secondo lei bisogna farlo? Bisogna farlo, sì, ma non lo fanno. Per quanto riguarda i giovani, secondo lei ci sta lavoro qui a Carpinone? Carpinone c'è un po' di lavoro, ma non lo fanno e il lavoro non c'è. Ma le condizioni di Carpinone, le strade, come sono, le infrastrutture? È una cosa che è meravigliosa, perché l'ha fatto solo il sindaco attuale. L'occupazione è tutto il Molise, non è solo Carpinone. Speriamo che verrà qualcosa, migliorerà. La volontà, dopo se tu aspetti che ti portino i soldi del tuo portafoglio, purtroppo non ci sta.